tutti amici, allora, siccome che ho visto sul mio canale TikTok e anche su Instagram che mi avete chiesto in parecchi come mangiare le foglie della cipolla verde, oggi vi farò vedere una ricetta ma davvero davvero semplice, cioè riesco a farla io, quindi penso che la possa fare chiunque. Allora, prima di tutto andiamo a prendere le cipolle. Ci vuole una bella foglia, poi se siamo fortunati di trovare anche il bianco sotto, bello grosso, ancora meglio. Ad ogni modo il verde della cipolla gli dà davvero un sapore bello deciso, profumoso, saporito, quindi ci va bene anche il verde della cipolla. Allora, come vedete, eccole qua, queste sono le foglie che noi andremo a cucinare. Adesso questa qui dovrebbe essere... Sì, è discreta, dai. Allora, la puliamo. Adesso, purtroppo, devo fare tutto con una mano perché, come si dice, insomma, riprendere con l'altra. Ecco qua, un bel cipollotto. Piccolino, però, va bene. Se abbiamo tanto bianco, ancora meglio. Proviamo a togliere questo. Facciamo presto perché sta iniziando a gocciolare. Questo è leggermente più grande. A noi che intanto ci interessa è queste foglie qua. Dai, io continuo la mia raccolta e poi ci vediamo in cucina. Eccoci in cucina. Allora, abbiamo preparato, pulito, due cipollotti, tre anzi, 5 uova, 4 sono di anatra e uno è di gallina, e il sale. Gli ingredienti sono solo questi e manca l'olio. Questa si può già definire una autoproduzione e autosufficienza, a parte il sale, perché... Le cipolle sono le mie, le uova sono le mie e l'olio è il mio. Per cui siamo già a un buon punto, è quasi un 75% diciamo di ingredienti. Ok, primo lavoro da fare, tagliamo a pezzettini le cipolle. Allora, per comodità le tagliamo qui, almeno facciamo... Allora, questo lo togliamo che non è buono. Ok... È anche una cucina zero sprechi, diciamo, questa, per cui queste qui mettiamole un attimo da parte. Vi faccio vedere le foglie. Ora, queste qua sono tutte verdi, le punte magari se iniziano ad essere un pochettino secche le togliamo, per cui queste qua le buttiamo, tanto ce ne sono tante di foglie, per cui possiamo farlo tranquillamente. Tanto vanno tagliate, piegatele pure. E poi fate a pezzettini, così. Non sono un artista io, eh. Anzi, ditemi voi se magari nel vostro paese, nella vostra regione, perché l'Italia poi è stupenda, perché ogni paese, ogni regione ha la sua... ricetta tipica, quindi se avete anche voi, perché sicuramente non li buttavano i vecchi, quindi se anche voi avete una ricetta scrivetemelo nei commenti. Dopo aver tagliato tutte le foglie andiamo a tagliare anche la cipolla. Ok, ora spacchiamo le uova. Queste sono di anatra, sono più dure. E ora iniziamo intanto a sbattere questo. Ho dovuto riaggiungere un uovo perché secondo me è poco, ora vediamo. Ok, a
questo punto buttiamo tutto dentro. Facciamo attenzione. Ecco, proviamo un attimo a girare che non sia poche le uova. Sono più cipolle che uovo, ma va benissimo, ragazzi. Almeno è bella saporita. Quelle altre cipolle lì, tanto li teniamo perché faremo la famosa barbotta. Vi farò vedere la ricetta. Questa è troppo grande, non va bene. La famosa ricetta. Ok, adesso procediamo con la cottura. Ok, padella sul fuoco, un po' d'olio. Aspettiamo 2 secondi che si riscaldi. Aspettate, proviamo anche a fare così, perfetto. Intanto continuiamo. Abbiamo messo un po' di sale, la giriamo, la nostra frittata, cioè frittata, la nostra preparazione. Ok, cerchiamo un po' di rompere questi pezzetti qui. Tanto poi dopo si romperanno anche quando andremo a girare. Allora, forse ci andava un ovetto in più, però così è bella, proprio bella saporita. Non è proprio, l'altro giorno l'ho fatta con 10 uova, è venuta eccezionale. Allora, proviamo. L'olio è caldo, sì. Buttiamo tutto, lecchiamo bene il paiolino qui. Ok, che si fa tanto fatica a coltivare, quindi, e poi a far l'olio, non vi dico, ragazzi. Ok, benissimo, posto. Adesso la mettiamo un po' tutta sparsa così. Allora, volendo si può lasciare così, no? Però noi la facciamo rotta, la famosa rottura di frittata. Facciamo così, in modo che intanto continua a cuocere e cuoce anche un po' la cipolla. Mettiamo, le giriamo così, esatto. Ok, sta iniziando a prendere forma e colore, ci siamo quasi, ragazzi. Poi quello dovete vedere voi come vi piace, se l'avete più abbrustolita o meno abbrustolita. Ok, proviamo a assaggiarla. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ottima, ragazzi. Io ve la consiglio. Dai. Praticamente conclusa. E buona scena a tutti.